Gentile pubblico, benvenuti a Porco Libri 2022. Natalia Maraffini è una giovane autrice di origini argentine, ma nata in Italia, di Mercate nel 1991. È laureata in scienze filosofiche, collabora con diverse riviste scrivendo racconti, è insegnante presso le scuole superiori dal 2019 e conduce il podcast Confessioni di una millennial. Con il racconto La straniera segreta vince nel 2021 il primo premio al concorso letterario nazionale Lingua Madre, istituito nell'ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino e dedicato alle donne straniere residenti in Italia. Oggi è nostra graditissima ospite per presentarvi Offline Zona Rossa, libro con cui ha esordito per Porto Seguro Editore. Una coraggiosa opera autobiografica nata nel contesto delle zone rosse istituite dal lockdown con l'intento di svelare e analizzare il dolore scaturito da abusi e violenze sessuali subiti in gioventù. Fondamentale il recupero, attraverso la scrittura, dei ricordi di quei traumi vissuti ma rimossi involontariamente dalla memoria. In questo romanzo di vita vera, Natalia Maraffini ha abilmente intrecciato la solitudine a cui ci ha costretti la pandemia a profonde riflessioni e tematiche quanto mai attuali su cui occorre ancora molto lavorare, come l'emancipazione femminile. Il colore rosso e la connessione con il mondo, ma anche con noi stessi. C'è questa ambivalenza nel romanzo, questo filo rosso che lega le due parti che lo compongono. Nella prima è riferito alle zone più toccate dal Covid e riguarda nello specifico come l'emergenza sanitaria abbia influito sull'ambiente scolastico. Nella seconda si riferisce ad una condizione interiore ed intima difficile da esternare, ma che Natalia ha narrato con una sensibilità che non vi lascerà indifferenti. Grazie. Non so se si sente, sì. Allora, ci siamo accordate per non un dialogo, ma una presentazione diretta, insomma. Vi racconto un pochino di cosa parla questo libro. Io sono Natalia Maraffini, come giustamente mi ha introdotto, e sono appunto un'insegnante e una scrittrice. Sui volantini che abbiamo appeso qui davanti è possibile scansionare il codice per poter accedere al mio podcast, che è gratuitamente su Spotify, su YouTube, quindi si può ascoltare in qualsiasi momento. E in questo caso si tratta del racconto vincitore del concorso letterario Lingua Madre, che poi dove poi Ennio Pedrini mi ha invitata a questo evento. Ma veniamo a Offline Zona Rossa. Offline Zona Rossa è il mio primo libro e cercherò di presentarvelo attraverso le tre tematiche principali che lo attraversano, che sono le colonne portanti della narrazione, e quindi attraverso anche tre brevi letture dal testo, dall'inizio al centro verso la fine. Così avete anche un piccolo assaggio di che cosa parla e di come è scritto questo testo. La storia è una storia fortemente autobiografica sotto alcuni aspetti, infatti è anche narrato in prima persona, ma molto costruita anche, per appunto cercare di dire delle cose. E nei tre punti fondamentali che andrò a raccontarvi, ad illustrarvi, cercherò anche di darvi uno spunto di riflessione, qualcosa da portare a casa oggi, che va anche al di là della lettura, insomma, che supera un po' l'esperienza del leggere il libro, ma che possa essere legato appunto a questo momento di incontro. I tre temi, i tre argomenti di cui vi leggerò dei piccoli estratti e che sono anche un po' il cuore del libro, del testo, sono in primo luogo appunto il lockdown che fa da sfondo, in secondo luogo la vita fluida di questa società liquida in cui siamo inseriti, quindi queste dinamiche di continuo mutamento, nel mio caso di precariato, di relazioni instabili che cambiano in continuazione, in cui sono inseriti i giovani. E il terzo elemento è quello appunto della zona rossa che diventa zona rossa interiore.
una zona rossa interiore, appunto perché mi è capitato, come giustamente hai introdotto, che durante il lockdown mi siano riemersi dei ricordi di abusi subiti in infanzia. Quindi un elemento sicuramente curioso e interessante per gli appassionati magari di psicologia, ma anche per chi magari non ha mai sentito parlare di questi temi e si interroga, si domanda come sia possibile che nella nostra vita dei ricordi possano essere stati completamente dimenticati per quasi 30 anni della propria vita. Io ho ricordato questi episodi che avevo 28-29 anni. E la memoria autobiografica, quella che ci riguarda da vicino, è un po' la memoria che diamo per scontata. E quindi, insomma, ho voluto portare questo tema anche per mostrare come sia possibile, no, rimuovere, cancellare e poi riemergere. E quindi l'ultimo elemento che vi porterò in questo trittico di questi tre elementi che sono appunto il cuore del racconto riguarda questo riemergere del ricordo di queste violenze, ma con un taglio più sul significato che ho voluto dargli e che ho voluto inserire in questo racconto. Quindi io comincerei proponendovi appunto il primo tema, la prima lettura e anche il primo spunto di riflessione. Il primo tema, come vi accennavo, è appunto il lockdown, questa situazione, il primo lockdown, la prima zona rossa che fa da sfondo alla narrazione e che si lega anche al primo capitolo, quindi al causa scatenante del perché ho cominciato a scrivere, la mia sensazione di dover iniziare a scrivere qualcosa da condividere è legata alla mia esperienza a scuola e al fatto che a un certo punto, non avendo il wifi, mi sono ritrovata senza giga, quasi senza giga, per potermi collegare, lavorare, fare le video lezioni. Quindi si è creata questa situazione in cui stavo quasi senza ossigeno, perché stare online era un elemento fondamentale per poter mantenere le relazioni e il contatto anche lavorativo con gli studenti, con le persone con cui non solo dovevo lavorare, ma che mi stavano vicine. E dunque vi propongo la prima lettura, molto breve. Ora sono offline per fare economia di giga e la priorità della giornata è trovare l'offerta più conveniente per ottenerne quanti più possibile. Sono nella mia cameretta perché ho fatto la scelta sbagliata di seguire le mie passioni. Quindi ho dovuto pagarmi gli studi da sola e non posso ancora permettermi l'indipendenza. Leggo articoli in cui si compatiscono poveri professori con figli che devono tenere lezione da casa. D'altronde gli insegnanti sono tutti di una certa età e i giovani non esistono. E io sono nulla in questa stanza minuscola con così pochi giga. Il preside ci ha detto di registrare le lezioni perché dobbiamo tenere traccia dei comportamenti scorretti degli studenti. Mentre mi accorgo che sul mio PC comprato all'inizio dell'università non girano i più banali programmi di registrazione dello schermo, mi chiedo: studenti scorretti? Quando in questi giorni chiedo loro come stanno e qualcuno esclama: cazzo prof, non ce la faccio più, io penso: vaffanculo le note, e vorrei rispondergli: anche io non ce la faccio più. Ma non mi riferirei tanto allo stare in casa, ai miei miseri 8 giga, al mio futuro precario, a tutta la fatica che ho fatto per raggiungere i miei obiettivi e a tutta la strada che ancora mi aspetta per l'indipendenza. Mi riferirei ai miei colleghi fantasma. Insieme ce la faremo? Se mi affaccio al balcone, nessuno canta o suona le pentole o batte le mani. Non mi va di insegnare ai miei studenti le buone maniere. Preferisco insegnargli il senso critico. Tra 3 settimane scade il mio contratto e nemmeno so se sarò ancora la loro professoressa. Quando mi chiedono se resterò fino alla fine dell'anno, gli dico la verità, che non lo so ancora. E in questa prima citazione che ho scelto, voglio portarvi appunto anche uno spunto di riflessione, magari da portare a casa, che è legato alle relazioni, è legato a questa instabilità che si è venuta a creare durante il lockdown e forse anche legato a quel ritornello che ci sentivamo sempre nelle orecchie: ne usciremo migliori, andrà bene e miglioreremo. E forse possiamo migliorare solo ripensando
quello che è accaduto, ripensando le relazioni, i legami, i modi di stare con gli altri che si sono verificati e quindi ripensando anche come continuare questa strada, quali nuove strade intraprendere. Questo era il primo nucleo tematico che vi propongo e il primo spunto di riflessione, che si lega però subito al secondo, che è legato appunto alla vita fluida, a questo concetto di società liquida. Oggi si parla tanto appunto di precariato, instabilità, e quindi già qui c'era qualche accenno. Dunque vi leggo la seconda citazione, proprio perché in questo testo ho cercato anche di trasmettere cosa significa veramente vivere nei panni di questa instabilità relazionale, lavorativa, emotiva. Io minuscola mi ritrovo con tutte queste parole che ho scritto, perché non so stare nel pensiero, sono incapace di questo. Rimuovo, dimentico, cancello. Manca lo spazio dentro di me per poter accettare e contenere tutto questo. Ancora non so chi sono. Sono piccola o grande? Sono bambina o donna? Sono allieva o prof? Sono fluida. In un mondo liquido come quello che mi circonda, vengono generate creature variabili in forma e dimensione. Sono una creatura di questo mondo. Nel mio angolo di stanza è questo che sono, minuscola, eppure capace di cose grandi, come essere libera. Così la mia vita non è satura di un gelo che emana il mio scheletro in pezzi, generato dalle opere d'arte che mi hanno cresciuto. Ho una vita piena di passioni, di riflessioni, di parole e contenuti, di forza trovata nelle debolezze, di oggetti che raccontano storie, di paure che parlano di coraggio. Camminavo senza capire se strisciavo, arrancavo o cos'altro stessi facendo su quell'asfalto. Pensavo, sì, sono fluida, come lo slime, che è bava di mostro o creatura proveniente da luoghi sconosciuti. Non liquida, ma bavosa, perché scivolo e dalla pagina offline sporco voci e social online, ma resto nulla. Le mie parole si perdono in un internet infinito e non generano alcuna eco. Il fluido è un po' più compatto del liquido, ma resta precario e sottopagato. Scrivo nella tecnologia, ma tutto ha origine dalla carta, nei miei diari. Mi proietto in un internet che è pienezza del nulla, presente assenza, impalpabile presenza. Nulla eppure c'è. Sono italiana e straniera, poiché ho origine dall'altra parte dell'oceano, anche se sono nata qui. Vengo dalla terra e dal fango. Sono ibrida, circondata da miei simili, che hanno mani che sono smartphone, occhi che sono strabici, cuori che sono disconnessi, piedi in sabbie mobili e menti che sono incontenibile vapore, orecchie per ultrasuoni e voci che sfiorano una natura grigia che si sgretola in cenere giorno dopo giorno. I giga sono l'ossigeno di manichini dei chirichiani ultrafuturisti, fluidamente ricomposti su di un pianeta che non gli appartiene, in quanto esaurito da altri che avevano solidità e certezze. Sono un'identità infranta, ricomposta fluidamente. Credo che durante il lockdown sia emerso con molta forza che la realtà che ci circonda non è composta da una realtà, ma in realtà sono emerse tante realtà, è emersa proprio la frammentarietà della realtà che ci circonda, una realtà che è online, offline, ma che è veramente la diversità sotto ogni aspetto. E con questa riflessione, con questa citazione e con questo secondo tema che vi propongo e che fa parte del libro, vi propongo anche un altro spunto di riflessione legato a come abitare. Se prima abbiamo parlato di relazioni, vi ho proposto uno spunto legato alle relazioni, adesso vi propongo invece sul come stare in queste terre di mezzo, in questo online, offline, in questo stare in mezzo alle tante realtà che ci circondano. E forse dopo il lockdown, dopo le esperienze che abbiamo vissuto, per poter veramente uscire da questa realtà che abbiamo attraversato, migliori, diversi,
facendo dei passi avanti, dobbiamo forse interrogarci, cioè tornare indietro e riflettere su come stare in queste realtà che coesistono, che convivono e che ci chiamano appunto ad entrare e uscire, che si compenetrano e che si interscambiano anche nel corso di una stessa giornata. Mi viene in mente che oggi critichiamo tanto gli studenti, i ragazzi, i giovani perché stanno online, però non ci interroghiamo su come abitano questo online. Forse ritrovano un'umanità, una relazione che è diversa, che è più umana di quella che invece magari nella realtà riusciamo a proporgli, riusciamo a condividere con loro e riusciamo a donargli in qualche modo. Quindi il secondo spunto è un po' questo, forse dobbiamo interrogarci su come abitare queste terre di mezzo, queste terre fluide che ci portano appunto a transitare tra diverse realtà. E infine vi propongo l'ultima lettura, l'ultimo tema, che è quello forse più crudo. Infatti vi avverto, gli episodi che sono narrati nel libro sono abbastanza forti. Non è una lettura leggera, non l'ho scritto questo libro pensando di fare una coccola al lettore. Durante il lockdown appunto ho ricordato, sono riemersi questi ricordi rimossi e scrivendo io ho voluto far sentire sulla pelle, far percepire al lettore in che modo ritorna la violenza dopo anni di silenzio. E quindi non sono stata tenera. Ho messo delle scene molto dure anche da digerire forse. Però oggi vi porto una lettura più incentrata sul significato che io ho voluto dare a queste esperienze, a questo ricordare, a questo riemergere, a questa zona rossa che diventa da esteriore interiore. Quindi vi faccio la lettura e poi vi racconto la mia impressione. Per tutte quelle che soffocano, io respiro. Lo faccio solo per me, eppure il mio respiro ha un eco. Ha l'eco di tutti i mari e gli oceani. In quelle onde l'uomo ha riversato tutti i rifiuti dell'umanità per secoli, ma esse purificano ancora. Il mio respiro ha l'eco di acque che soffocano, sature di rifiuti, eppure ancora purificano. Il mio respiro ha l'eco di onde che non ce la fanno più. Allora fisso opere alle pareti, fisso gli occhi di ognuno, di ogni carnefice, di ogni vittima, e il mio respiro risuona come l'eco del mare. Non ce la fa più, eppure respira ancora. L'era dell'uomo è finita, e così come i mari non possono salvarsi da soli, io mi affido alle reti umane dei mondi umani che mi circondano. Reti di persone, né uomini né donne, umane. Abito un mondo disumano, ma mi affido alle reti umane che esistono. Reti che peschino tutti i rifiuti e li smaltiscano, o, ancora meglio, li riciclino. Reti umane che sappiano cogliere la nuova vita del rifiuto, che sappiano rigenerare e trovare del bene nel male che inquina questi fondali. Ecco il mio modo di andare oltre. Resto qui, fissando queste esperienze, e respiro, generando un eco, così che quando ognuno ascolterà il suono di un'onda, rimarrà inchiodato lì, e se è umano, avrà il coraggio di essere parte di una rete che dà nuova vita al mare, che inquina queste acque. E in quest'ultima lettura e in quest'ultimo spunto di riflessione che vi propongo, appunto c'è un po' forse il significato e forse anche un tentativo di risposta alle riflessioni che vi ho proposto prima, legate alle relazioni, legate al come abitare queste terre di mezzo tra le realtà frammentate che si susseguono ora dopo ora, giorno dopo giorno. E la mia riflessione è la mia risposta per adesso è quella di diventare uno snodo all'interno di una rete e quindi vivere la relazione come punto di unione ma anche di rilascio. Appunto un nodo si lega ma ti lascia anche andare.
E quindi l'ultimo spunto di riflessione è un po' legato a questo. Io non ho scritto questo libro per far soffrire la persona che legge o per anche un senso magari di compassione o solo un senso magari di condivisione, ma il mio desiderio nella scrittura, nella pubblicazione, è stato proprio quello di poter diventare uno snodo relazionale e tra realtà, tra le realtà che ci circondano. Infatti mi sto impegnando appunto non solo nella scrittura, ma anche online, attraverso un canale YouTube, attraverso il podcast di cui appunto potete scansionare il codice e di cui potete ascoltare i vari episodi. E anche sui social, appunto, mi interrogo su come cercare di abitare da adulto di riferimento, da professoressa, insegnante, le varie realtà che ci circondano. La mia presentazione si conclude qui, spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti e se volete, poi sono di là, se volete un pensiero sul vostro libro, se volete acquistarlo o se volete anche farmi delle domande, se volete condividere un pensiero, una riflessione, e vi ringrazio di essere venuti, a voi, grazie.